Bene, allora. Ok, riprendiamo provando a usare Bootstrap per dare lo stile alla pagina. La pagina è quella di prima, solo che ha perso tutte le foglie di stile, quindi quella di default, la stessa pagina HTML che abbiamo fatto insieme, con l'immagine messa al 1000%, e tutto com'è di default. Quindi questo è l'altro esercizio che avete su Git, vedete che non c'è nessun file CSS in questo momento, è solo il file HTML, senza neanche il div che abbiamo appena aggiunto, proprio quello che abbiamo fatto l'altra volta. Allora, si usa Bootstrap. Bootstrap è un sito che è getbootstrap.com e ha una serie di guide su come si usa, quindi noi per esempio seguiremo questo Quick Start per iniziare a importarlo dentro il nostro progetto, però prima di andare a vedere le varie cose, guardiamo come struttura, guardiamo il resto della documentazione, quindi come struttura Bootstrap le cose. Bootstrap definisce, fatemi vedere se c'è qui una versione più ridotta, no, definisce, un sistema basato su tre concetti. C'è un container, ci sono delle colonne e ci sono delle righe. E questi tre oggetti andrebbero usati in quest'ordine. Quindi c'è un container, all'interno del container c'è uno più righe, e all'interno delle righe ci sono delle colonne. Ed è pensato, le classi CSS di Bootstrap sono pensate per essere usate in questa maniera, quindi se voi usate una colonna senza la riga funziona, ma probabilmente non come vi aspettereste che funzionasse. Proprio perché la colonna si aspetta di avere una riga prima e si aspetta di avere un container prima, quindi in quest'ordine. Poi dentro un container ci possono essere più righe, quindi se dividono lo spazio orizzontalmente, e poi all'interno di una riga ci possono essere più colonne. Quindi si può dire si occupa tutto lo spazio, si occupa un terzo dello spazio, eccetera. E Bootstrap si applica semplicemente applicando classi CSS agli elementi HTML, che negli esempi di Bootstrap sono tutti su div, ma ovviamente funzionano anche se non fossero div. Quindi qui per esempio vediamo che c'è un div che ha una classe che è il container, che è appunto il contenitore di tutto, ha un div con dentro una riga, che è inutile in questo esempio, da un punto di vista semantico, perché non aggiunge informazioni, è solo un contenitore, tipo il div che abbiamo aggiunto noi prima, e poi ha delle colonne. In questo caso le colonne hanno come classe col. E dato che ce ne sono tre, 1, 2, 3, questo vuol dire che lo spazio viene diviso in maniera equa in tre parti, come nell'esempio sopra. E in tutta la documentazione di Bootstrap è fatta così, c'è l'anteprima e c'è il codice HTML che rappresenta quell'anteprima. È tutto fatto così. Quindi, dopodiché c'è la possibilità di sia utilizzare le colonne come facevamo adesso, come in quell'esempio lì, quindi semplicemente dicendo col, e
e quindi in base al numero di div o elementi che usano call, lo spazio si ridimensiona automaticamente, quindi se ne usate solo due, usate il 50%, se ne usate tre, il 33%, se ne usate quattro, il 25%, e così via, fino a 12. Oppure potete definire voi sia il comportamento delle colonne in maniera responsive, sia quante colonne, quanto spazio volete davvero utilizzare su 12 colonne. Cosa vuol dire in maniera responsive? Vuol dire che voi potete definire che un certo elemento, per esempio, occupa, quindi immaginiamo questo, occupa due colonne, sempre, non importa la risoluzione, non importa se è su smartphone oppure no, oppure potete scrivere col meno qualcosa, dove questo qualcosa è quante colonne andrà a occupare in una certa risoluzione. Quindi di default potete dire occupa due colonne, ma quando siamo sullo smartphone ne occupa una sola e l'altra colonna sparisce. O ne occupa tre. Cambia lo spazio a sua disposizione. E questo lo si fa sempre con delle classi che prendono un suffisso. Quindi col è le colonne, col meno sm e quante colonne volete nella dimensione small, che vuol dire una risoluzione di schermo maggiore o uguale a 576 pixel, md medium, cosa capita alle colonne una dimensione maggiore di 768, lrg large, xl extra large, xxl extra extra large, quindi per schermi con una risoluzione maggiore di 1440 pixel orizzontali, quindi più grosso di quello che adesso abbiamo sul proiettore, per esempio. In realtà no, perché questo è 1920, quindi noi saremo nell'XXL. Quindi questo ci dà, ci permette di giocare con quanto un nostro elemento, quante colonne su 12 il nostro elemento occupi. Se indipendentemente, quindi un header ne occuperà sempre 12, indipendentemente dalla risoluzione, oppure se in certi casi ne occuperà meno o di più. E vi dicevo, se noi usiamo solo col, dividiamo lo spazio equamente, se noi invece vogliamo andare a dire che una colonna occuperà una certa quantità di spazio, un'altra colonna ne occuperà una quantità diversa e una terza colonna di nuovo in maniera proporzionata, possiamo per esempio andare a dire questo col meno 6 va a dire che la colonna centrale occupa su 12 6 colonne e le altre due la metà di quello che avanza. Quindi questa occuperà metà dello schermo, questa occuperà un quarto dello schermo, questo l'altro quarto dello schermo. Allo stesso modo si può dire col 3, col 6, col 3, col 2, eccetera, eccetera. Quindi cambiando il numero per decidere quanto il vostro elemento HTML occuperà di spazio orizzontale sulle colonne. Tutto questo sempre all'interno di una riga e all'interno di un container. Quindi questo per esempio è quello che capita con dei breakpoint. E qui ci sono altri esempi in cui vi fa vedere come si... Questo per esempio è quello che... Questo deve essere col 6 in generale, ma quando siamo nella risoluzione media deve occupare 4 colonne. Per un totale sempre di 12. E così via. Quindi queste sono le cose che stanno alla base, e quello che chiama qui grid. Ci sono anche due tipi principalmente di container. Uno che è il container normale, che mette un breakpoint a ognuna di queste risoluzioni, le stesse di prima, small, medium, eccetera, e uno che è il container fluid, che occupa sempre il 100% della larghezza. Quindi se volete occupare tutto lo spazio, è un container fluid, se volete occupare uno spazio che non è il 100%, che si ridimensiona di volta in volta, si usa invece solo container.
con dentro una riga, con dentro le colonne, come abbiamo detto. Dopodiché Bootstrap ha anche una serie di componenti già fatti, hai form, ma li guarderemo quando faremo i form, per esempio le navbar. Quindi le navbar che hanno un titolo e possono avere dei link o dei drop down che si aprono o dei bottoni disabilitati, un campo di cerca eccetera, dove il campo di cerca è allineato a destra e il resto è allineato tutto a sinistra. E qui c'è il codice che fa questa navbar, quindi copiando e incollando questo codice si ottiene esattamente la navbar così com'è. Si può personalizzare il titolo, si può mettere un'immagine invece del nome e c'è per tutti una descrizione e così via. Quindi questa è la documentazione per utilizzare e c'è anche una navbar responsive che a un certo punto viene nascosta all'interno di un bottone che viene premuto. E premendolo si apre, ci sono gli stessi link che c'erano prima. Quindi questo è semplicemente cosa capita quando si riduce, si diventa responsive. Quindi ci sono i link, c'è il search, in questo caso con questo codice HTML scritto qui sotto, con le classi Bootstrap inserite, viene renderizzato in questo modo, ma uno potrebbe anche decidere che per esempio il search non lo voglio più, andando a definire come funziona la navbar. Quindi questi sono tutti i componenti che Bootstrap mette a disposizione con le sue opzioni e per applicarle bisogna andare a applicare la struttura giusta, come ci dice Bootstrap, e le classi giuste. Quindi questa per esempio è la navbar, se volete i bottoni sono definiti con tutti questi stili, dove il primary è quello blu, il secondary è quello grigio, il success è verde, il danger è rosso e la classe si chiama btn primary perché primary indica il colore blu, eccetera, eccetera. E allo stesso modo ci sono bottoni senza sfondo, solo col contorno, ci sono bottoni più grandi, più piccoli, ci sono tutte le serie di stati, dimensioni, colori che possono essere utili per che occupano tutto lo spazio, centrati e così via, che possono essere utili per fare un sito, un'applicazione web di default. Poi si può sempre personalizzare lo stile e il colore, ma di default è così. Allo stesso modo ci sono i bottoni di gruppo, quindi attaccati, c'è il carousel, che cambia immagine automaticamente o premendo il bottone, e c'è il codice sotto su come si ottiene. Ci sono i modali, quindi un bottone che lancia un modale. E tutto questo, di nuovo, c'è esattamente il codice di questo è riportato qui sotto. Che di nuovo è codice HTML, tipicamente div, con delle classi specifiche e delle proprietà, quindi modal dialog, modal content, che permettono di ottenere questo è il risultato, questo è un titolo, questo è il contenuto, qua ci sono due bottoni. E questo sarà primary, questo sarà secondary. E quindi se si va qui sotto si vedrà che c'è un bottone secondary, che si chiama close, e un bottone primary che si chiama save changes, esattamente come nel modale. Quindi partendo da questo si può modificare e personalizzare quello che ci serve. Per fare ad esempio c'è la paginazione, per avere più pagine, ci sono i toast, tipo le notifiche, che si possono anche chiudere, ci sono i tooltip, cioè tutta una serie di cose che possono essere utili, che non è detto le barre di progresso, che non è detto che uno voglia usare tutte, ma se serve le liste con le varie opzioni, quindi arrotondato, non arrotondato, senza bordi, coi bordi, numerate, con un'indicazione numerica a fianco, di vario tipo, tutto quello che potrebbe essere utile a disposizione. E se si vuole, le card. E se si vuole utilizzarlo, bisogna
leggere la documentazione, vedere come è fatto e ricrearlo con i contenuti e le personalizzazioni che ci interessano nello stesso codice che stiamo sviluppando. Quindi usare Bootstrap, usare un framework, vuol dire principalmente leggere la documentazione e provare a copiare quello che fanno, cercando di capire come le cose poi funzionano anche insieme mentre lo si fa. Ok? Ora, per usare Bootstrap, due cose. Per usare Bootstrap ne abbiamo visto, per esempio, il modale. Che quando uno preme il bottone si apre questo modale. Questo non è CSS. Il bottone CSS, come appare questa finestra CSS, il fatto che io lo apra oppure premendo la X lo chiuda, non è CSS. È JavaScript, che Bootstrap include già per i suoi componenti, per le animazioni. Quindi importando solo Bootstrap CSS senza importare la parte JavaScript, questo non funziona. Si può fare un modale, ma non si apre, non si chiuderà mai. Quindi alcune cose, il modale, il carousel, queste con le animazioni richiedono un componente di JavaScript che Bootstrap ha, mette a disposizione e automaticamente fanno queste cose. Se le si fanno come la documentazione di Bootstrap dice di fare. Poi uno può scriverne altro, ma quella è un'altra storia. Ok? Quindi ci sono due parti principali. Quindi andando a vedere come facciamo a rendere una pagina, come per esempio la nostra, una pagina Bootstrap, Bootstrap ci dà degli esempi. E ci dice che la prima cosa da fare è, che avremmo dovuto fare anche prima, in realtà, quando abbiamo parlato della parte responsive, è aggiungere questo tag tra i meta. Questo tag tra i meta dice ai dispositivi di adattare la vista, di adattare la larghezza della pagina alla larghezza del dispositivo. Quindi anche noi prima avremmo dovuto, nel nostro esempio, nel browser funzionava, ma se avessimo aperto l'emulatore di uno smartphone all'interno del browser, non avremmo visto la versione responsive perché mancava questa riga. Quindi questa riga dice essenzialmente che la dimensione della pagina è la dimensione del dispositivo, che è default per un desktop, ma su uno smartphone, su un tablet, ovviamente no. Quindi in un emulatore prenderebbe la dimensione dello schermo e non la dimensione dell'emulatore, dello smartphone emulato, e che lo zoom iniziale è al 100%. Quindi quello che è al 100% della pagina va visualizzato al 100%, non va scalato in nessun modo. Quindi questa è una cosa che Bootstrap ci dice obbligatoriamente di mettere, perché ovviamente fa parte dell'essere responsive. Quindi andiamo a metterla tra i meta, esattamente così com'è. E se andiamo a vedere qui, al momento non è cambiato niente, perché abbiamo solo detto rispetta la grandezza in maniera appropriata. Dopodiché bisogna, la seconda cosa che dice è aggiungi il CSS, che è questo, questo file, bootstrap.min.css, da questo indirizzo HTTP, e si può anche scaricare e averlo in locale nel progetto, ma se abbiamo internet, come un sito web tipicamente ha, perché è su internet, possiamo anche importarlo direttamente da questo indirizzo. Quindi possiamo copiare questo link, così poi guardiamo un attimino cosa fanno queste cose, e lui ci dice andate a metterlo nell'head. Quindi qui nell'head ci va questo link. E questo è il CSS. Quindi questo, se noi lo apriamo con un browser, vediamo il CSS di Bootstrap. Tutto il CSS di Bootstrap, che invece tutti i suoi componenti, che è illeggibile in questo momento, perché questo min, sta per
c'è un min.css. Questo min, secondo voi, sta per? Minimo? Sì, sta per minified, quindi minificato, ma minimo. Nel senso che tutti, questa è la versione non di sviluppo, questa è la versione di utilizzo, la versione di deploy. Quindi tutte le cose che sono tanto utili per uno sviluppatore, gli a capo, gli spazi, eccetera, qui spariscono. E addirittura in molti casi, a parte l'header che è il copyright, e in alcuni casi addirittura anche i nomi delle classi, vediamo se ne trova, beh qui non si può, ma i nomi di alcune classi interne vengono scritte semplicemente A, perché toglie spazio. A cosa serve la versione minificata secondo voi? Vediamo se c'è anche la versione intera. Sì. C'è anche la versione non minificata, però vedete che è molto più leggibile ed è molto più lunga. Quindi senza il min. Però per usarlo a noi basta, dato che non dobbiamo scriverlo noi, il CSS di Bootstrap, ma solo usarlo, l'importante è che ci sia quello che ci serve. E a cosa serve secondo voi? Perché esiste la versione minimizzata e non basta quella estesa? È più leggera, occupa meno spazio, quindi meno dati da scaricare. Perché questo, ricordate che viene scaricato su ogni browser di ognuno che apre il sito che contiene Bootstrap. Quindi ovviamente c'è una copia locale di tutto. Ogni persona che apre un sito che usa questo CSS si scarica la versione locale del CSS. Così come dell'HTML, così come dell'immagine, eccetera. Quindi più piccolo è, meno tempo ci vuole. Anche su connessioni lente. Quindi questo è il CSS, link, href, eccetera. Ha una serie di altre proprietà che sono relative all'integrità del CSS, cioè si può verificare che questo è davvero il CSS di Bootstrap e non è un CSS che assomiglia a quello di Bootstrap, ma è malevolo, ha istruzioni malevole al suo interno. E quindi bisogna fare copia e incolla. E poi l'altra cosa che ci dice di mettere è la stessa cosa, sempre minimizzata, sempre con l'integrità, eccetera, ma per il JavaScript. Noi non l'abbiamo ancora visto, in questo momento potremmo anche non importarlo il JavaScript, ma come il CSS si importa con il tag link, il JavaScript si importa col tag script. Script src, il file JavaScript, o la URL è presente il file JavaScript. Noi potremmo anche in questo momento non metterlo se non ci serve niente di interattivo, se ci basta solo vederlo. Quindi per ora fatemelo mettere e il JavaScript tradizionalmente, non più nel 2022, ma tradizionalmente si mette alla fine del body. Poi quando parleremo del JavaScript scopriremo perché e perché non si fa più. Però per ora seguiamo le istruzioni di Bootstrap che ci dice mettetelo in fondo al body. Non si può mettere nel head perché il JavaScript ha bisogno che la pagina ci sia già. Se deve modificare il contenuto della pagina, se deve far apparire un modale cliccando un bottone, il bottone ci deve essere già nella pagina. Quindi non può stare nel head che viene processato prima che il corpo della pagina venga renderizzato. Deve stare dopo, ovviamente. Deve stare nel body, poi tipicamente nel body, in fondo al body, tradizionalmente. Quindi lui ci dice mettetelo in fondo al body e noi obbediamo. E già solo così, solo avendo importato Bootstrap, senza aver fatto nient'altro, se noi aggiorniamo la pagina, vediamo che qualcosa è cambiato. I font, per esempio, non sono più quelli di prima. Quindi abbiamo già preso dello stile che Bootstrap ci dà. Se noi andiamo a vedere la versione
mobile, ovviamente sempre piccola, ma per esempio l'immagine, questa immagine enorme, è su una colonna, eccetera. Quindi questo è quello, l'immagine è grossa, quindi si scrolla sulla destra, ovviamente. Quindi questo è già l'applicazione, ovviamente, basilare di Bootstrap, che ci porta una serie di funzionalità, ci fa cambiare alcune cose, per esempio, non so se si vede ancora la versione di prima, no, per esempio i font, che sono ovviamente diversi. Ok, ora, andiamo a rimpiazzare il nostro header con la navbar, che alla fine è un header. Quindi questa cosa qui, che c'è anche qui su Bootstrap. Allora, andiamo a prendere la navbar. Quindi tutto questo codice qui, possiamo fare copia e al momento mettiamola prima del nostro header, perché vogliamo unirle, no? In un certo senso. E salviamo. E vediamo intanto il risultato. E vediamo che è comparsa una navbar che prima non c'era, che è quella che abbiamo incollato adesso dal sito di Bootstrap essenzialmente. Allora, adesso se noi volessimo, potremmo metterla dentro un header, come era prima. E non dovremmo avere problemi. Ma proviamo. Ok. E a questo punto andiamo a modificarla con le informazioni che avevamo. Allora, questo navbar è il titolo. Per cui, se io modifico navbar, metto navbar title, diventa così. Quindi il nostro titolo invece è iawblog. Quindi invece di questa navbar title mettiamo il nostro contenuto. Dopodiché, c'è un po' di cose che andiamo a vedere dopo, ma la cosa che ci interessa dopo è home, che avevamo anche noi, questo sottotitolo vediamo poi di metterlo da qualche parte, e link che deve diventare presentazioni, e poi il drop down e il disable non ci servono, e neanche il cerca, se vogliamo possiamo lasciarlo, ma a noi servirebbe il login, se volessimo. Quindi la home ce l'abbiamo già, dobbiamo mettere invece di link presentazione e invece di questi due un altro link con scritto contatti. Quindi la home ce l'abbiamo già ed è qui. Qui invece di link andiamo a scrivere presentazione e cancelliamo il drop down e cancelliamo disabled. E andiamo a mettere un'altra coppia LI, come in questo caso, che si chiama contatti. E poi cancelliamo il cerca, perché non ci serve. E abbiamo home, presentazione e contatti, che sono le stesse voci che avevamo prima. Ci manca login, che vorremmo magari mettere di qui. E ci manca il sottotitolo, da vedere se riusciamo a metterlo da qualche parte, nella struttura di Bootstrap. Okay? Però abbiamo portato la nostra navbar in il nostro header nella navbar di Bootstrap. Allora, diamo un'occhiata a che cosa c'è, cosa abbiamo appena inserito. Allora, abbiamo un nav, che è il tag nav che abbiamo usato finora, che usa tre classi. E le tre classi sono, la prima indica che è una navbar, quindi che è la navbar di Bootstrap. La seconda indica che la navbar deve essere espansa, quindi interamente visibile, alla grandezza LG, large, uno di quei breakpoint di prima.
E il terzo dice, se andate a vedere nella documentazione, che il background, il colore di background della navbar deve essere quello chiaro. E in effetti la nostra navbar è chiara. Se noi volessimo una navbar non chiara, potremmo, per esempio, andare qui sulla documentazione e prendere uno degli schemi di colore, se vogliamo usare un altro, di quelli default, che ci sono. Quindi navbar dark da questa nera, con background dark, con background primary da questo blu e con background ad hoc si può cambiare, dando un colore nel CSS, non qui così come fanno loro, si può cambiare lo stile ulteriormente. Dove questo navbar dark ci dice che il testo va scritto in bianco. Ci dice che la navbar avrà uno sfondo scuro e quindi il testo va scritto contrastato correttamente in bianco, mentre di default il testo è nero. Quindi se noi volessimo per esempio mettere questa primary, potremmo mettere background primary e vedere cosa cambia intanto, e vedere che diventa blu, che è il colore primary, però ovviamente adesso è illeggibile, perché stiamo scrivendo nero su blu scuro, e quindi dobbiamo aggiungere una classe che dice navbar dark, che dice che la navbar avrà uno sfondo scuro e quindi di conseguenza cambia i colori di primo piano in maniera appropriata. E quindi diventa bianco o più chiaro se è un link già da cliccare. Poi, che cosa c'è dentro la navbar? Dentro la navbar c'è un container. C'è un div che ha un container, che è un container fluid, che come abbiamo detto occupa il 100% dello spazio, perché la navbar tipicamente è a tutto schermo. E all'interno del container fluid ci sono il titolo, con questo navbar brand, come link, si può cambiare, e navbar brand dà praticamente lo stile più forte, questo grassetto, diciamo, che c'è qui rispetto a, per esempio, presentazione contatti, e il font più grande rispetto a home. Poi c'è un bottone e c'è un altro div. Quindi dentro il container c'è il titolo, un bottone e il div. E dentro questo div ci sono home, presentazione e contatti. Ok? Quindi dentro il div c'è home, presentazione e contatti. Questo bottone? Dov'è questo bottone? Abbiamo detto c'è il titolo, c'è un bottone, poi c'è un div con dentro home, presentazione e contatti. Dov'è il bottone? Sì, è il bottone che compare quando la schermata ha una dimensione più piccola di LG, di quel certo numero di percentuale, di pixel. Quindi se noi lo restringiamo, a un certo punto spariscono le scritte e compare un bottone. E cliccando il bottone si apre di nuovo la scritta. Questo bottone non è visibile in una risoluzione grande, ma ovviamente è nell'HTML, ed è questo bottone qui. Questo bottone ha anche lui una classe che si chiama NavbarToggler, che appunto permette di attivare o disattivare, aprire e chiudere la navbar. Questi DataBS sono proprietà custom utilizzate per passare informazioni. Quindi si possono definire proprietà con nomi propri, che iniziano con data meno. E invece questi area control, area expanded e area label sono
proprietà di accessibilità relative al JavaScript. Perché ovviamente il fatto che la navbar si apra, si espanda, è legata al fatto che abbiamo importato il file JavaScript che permette di aprire e chiudere, di far collassare o meno quel contenuto. Senza file JavaScript il bottone cliccandolo non farebbe niente. Ma l'abbiamo importato in fondo, quindi funziona. Quindi tutte queste cose servono come controlli di accessibilità per il JavaScript. Il sito di Poli non è fatto con Bootstrap, non entriamo sul discorso sul sito di Poli. Sì, il bottone... sì, il bottone... Dove è finito? Non so se, eccolo qua. Sì, questo è un bottone che si chiama, che è classico, non è che l'hanno inventato quelli di Bootstrap, lo usano. Sapete come si chiama? Hamburger. Si chiama hamburger, perché sono le due fettine di pane con in mezzo il contenuto. Si chiama hamburger e... un bottone che si usa non solo su Poli, non solo Bootstrap, ma anche su molti altri siti. Però no, il sito Poli, questa versione qui, non usa Bootstrap. E non credo che usi Bootstrap. Ma facciamo tempo a guardare. Ah sì, usa Bootstrap. O usa Bootstrap e poi lo personalizza. O usa una versione vecchia di Bootstrap. Se si può dire. Usa Bootstrap 3.37, adesso Bootstrap è la versione 5 e 2.2, quindi sì, sono rimasti. Però sì, usa Bootstrap. Quindi sì, usa Bootstrap per alcune cose. Il portale non, questo, il portale di qua non credo, però. Adesso scusate, ma adesso sono curioso. Sì, il portale non lo usa. Ovviamente. E il portale è un suo CSS fatto ad hoc. E volendo potete, è un sito web, quindi potete vedere tutto quello che volete, di qualunque sito web. Perché questo in realtà sta girando sul vostro computer, cioè questo CSS qua è scaricato in locale, perché sennò non potrei vederlo. Quindi se volete vedere com'è, o se volete modificarlo, potete farlo ovviamente non solo dai vostri, ma anche da... non lo so, vogliamo togliere tutta questa sezione, possiamo farlo. Ovviamente appena facciamo refresh torna, non è che, però non possiamo modificare il sito come vogliamo. Poi dovrei mettere in pausa la registrazione, ma... no, diciamo così, che ovviamente il sito del Politecnico, come tanti altri siti, è cresciuto nel tempo, no? Adesso, quando io ero studente, il portale della didattica, la pagina didattica.polito.it, era praticamente identica ad oggi. Ed è passato qualche annetto ormai, non tantissimo, ma qualche annetto è passato. Mentre la home page era diversa. Quindi hanno rifatto la home page e hanno usato Bootstrap, mentre l'altra pagina, non avendola rifatta, semplicemente, non avendola rifatta significativamente, semplicemente non l'hanno adottato. E avere su un sito pagine che usano CSS diverso, ovviamente ha dei svantaggi, perché non è, se faccio una modifica da una parte e voglio cambiare i colori, voglio fare tutto blu, e devo andare a prendere il colore della home page e andare a portarlo a mano da altre parti, mentre magari dentro il CSS della home page, che è quello di Bootstrap, il colore è già definito, quindi basterebbe dire usa quello. Ma non usando Bootstrap non posso portarmi dietro certe cose, no? Quindi devo fare copia e incolla di pezzi. Quindi è più difficile poi da mantenere le varie pagine. Ora, polito.it e didattica.polito.it sono ovviamente due siti diversi, no? Perché uno è polito.it e l'altro è didattica. E quindi, però, le persone che le mantengono sono essenzialmente le stesse, che è l'area IT del Politecnico. E quindi, il vantaggio di non usare Bootstrap, ma usare, quindi è nato nel tempo, quindi sicuramente il portale didattica aveva un CSS
ben prima che nascesse Bootstrap o che nascessero la maggior parte degli altri framework CSS che adesso si utilizzano e sono attivi, perché poi, come tutte le tecnologie, qualcuno muore e non si usa più. E nel portale, nella pagina principale, l'hanno rifatto con Bootstrap per qualche motivo e per qualche esigenza che avevano, mentre l'altra non l'hanno toccata. Quindi, perché non... In genere si usa un framework proprio per avere qualcosa di partenza per lavorare, e in altri casi uno può decidere di fare tutta mano, di usare il framework interno, che le aziende tipicamente hanno il loro framework, anche le università potrebbero avere il loro framework CSS interno che usano in maniera uguale per tutti i siti, per tutte le cose che fanno, in maniera con delle variazioni per tutte le cose che fanno. Chiudiamo la parentesi. Ma adesso il sito del Politecnico lo stanno rifacendo, quindi a un certo punto, che doveva essere luglio 2022, ci doveva essere il sito nuovo online, e adesso luglio l'abbiamo passato, ma a un certo punto, magari prima di luglio 2023, ci sarà questo sito online. Non so se sia meglio o peggio dell'attuale, ma ci sarà un sito nuovo, sia per didattica che per Polito. L'app è una storia diversa. L'app, però mi state facendo perdere tempo. L'app, l'avete provata? Ah, esatto, sì, perché l'app c'erano due tesisti, ci sono due tesisti che stanno per laurearsi, della magistrale di informatica che stanno per laurearsi, che hanno rifatto l'app del Poli. E quindi totalmente. Cioè, hanno buttato via quella vecchia e hanno ricominciato da capo. Che era l'unica cosa decente da poter fare. E quindi a un certo punto ci dovrebbe essere una nuova app del Poli che è fatta meglio di quella attuale, diciamo così. Dovrebbe. È fatta bene, speriamo. Loro si stanno laureando, quindi a breve devono solo prenderla in mano. E la stanno facendo in collaborazione con l'IT, quindi in realtà è un qualcosa in collaborazione col Poli. Va bene, basta, chiusa parentesi. E, dicevamo, questo è il bottone per il collapse, e questo span, che cos'è questo span secondo voi? Torniamo sul bottone. Che cos'è questo span secondo voi? Questo è il bottone per collassare tutto. Questo span è l'icona, è l'hamburger, che non è scritto niente, ma in questa classe c'è praticamente il contenuto dell'icona, quindi le tre righe. Dopodiché c'è un div, che è quello che contiene un elenco non numerato, quindi un elenco puntato, esattamente come quello che avevamo noi prima, con i loro item, che hanno una classe, navitem, che sono home, presentazione, eccetera, e ognuno di questo LI con dentro un link ha uno solo, ha questo active. Questo active, secondo voi, sta per? No, non la formattazione del testo. Cosa serve? Perché home ha active e presentazione non ce l'ha. È quello selezionato. È la classe CSS che dice sono nella pagina attuale, quindi home è più bianco degli altri. Quindi se noi facessimo la pagina presentazione, dovremmo spostare active da home a presentazione, perché quella sarebbe la pagina attiva. Poi questo div ha queste due classi, che ormai dovrebbe essere chiaro che cosa significano. Collapse e navbar collapse. Cosa usa fare queste classi, secondo voi? Bootstrap per... Sì, per sapere che cosa mettere dentro il bottone quando lo collassi. Quindi collapse, navbar, collasso vuol dire tutto questo dentro questo div va dentro lì. Se ci fosse qualcosa fuori dal div, non andrebbe a finire nella parte ridotta, rimarrebbe fuori. E questa è la navbar. Quindi possiamo cancellare il nostro vecchio header, dobbiamo ancora mettere il login e il sottotitolo, ma abbiamo rifatto il nostro la nostra barra. Andiamo a vedere se abbiamo il modo di mettere un sottotitolo. Ovviamente usando un framework siamo legati a quello che il framework ci permette di fare. Quindi se loro non hanno pensato
un modo di avere un sottotitolo nell'header, nella navbar, e noi lo vogliamo, dobbiamo metterlo fuori, per esempio qui, no? Se volessimo. La navbar, vediamo il brand può essere o di testo, come abbiamo adesso, oppure come link. Potremmo metterlo come header, invece che come link, quindi il titolo. Se il titolo lo mettiamo come qui, invece di questo A, diventa uno span in questo caso, che ha sempre navbar brand e altre due classi, che adesso andiamo a vedere un attimo cosa sono. E così questo non è più un link, quindi non è più cliccabile come era prima, ma diventa, non cambia tantissimo, ma ovviamente diventa non cliccabile. E questo, navbar brand indica che è sempre il brand, quindi il titolo, mb0h1, h1 dovrebbe ricordare qualcosa, no? Quindi è una classe che è stata fatta per gli header di primo livello, anche se questo non è un H1, è uno span. Questo MB0, cos'è secondo voi? Sì, margin bottom 0. Bootstrap definisce una serie di shortcut per definire i margini, quindi MB0 è margin bottom 0, MT0 è margin top 0, eccetera, ML per left, MR per right, e c'è anche MX0 che è per la direzione lungo X, quindi è come scrivere margin 0 auto, essenzialmente, e si può mettere sia con 0 che con 1 che con 2 che con 3, dove questo 0, 1, 2, 3 non sono pixel, non sono percento, ma è un'altra dimensione interna a Bootstrap. Tutto questo c'è nella documentazione, ve lo sto raccontando a memoria, in un certo senso, ma se andate a vedere nella documentazione, qui si trova, da qualche parte, MB0. Qui. Ok. MB0. No, funziona un granché, ma va bene. Qua. Ok, M sta per margin, P sta per padding, queste sono tutte cose, X è left and right, Y è top and bottom, 0 elimina, 1 mette la spaziatura di default per 0,25, dove bisogna andare a leggere cos'è la spaziatura di default, 2, 0,5, 3, la spaziatura di default, eccetera, eccetera, eccetera. E qui ci sono degli esempi, come in tutto il resto di Bootstrap, quindi MT0 vuol dire margin top 0, essenzialmente important, e questo è come è definito all'interno di Bootstrap, quindi non è da rifare, basta usarlo, e così via. Ci sono anche MX auto per centrarlo, quindi margin 0 auto, MX auto. Quindi ha una serie di classi, anche negativo, MT-N1, negativo di 1, quindi 0,25 rem, meno 0,25 rem, margine negativo, eccetera. Poi anche delle cose, tipo quando si usa display grid, si può mettere dei gap, perché lui usa sia grid che flex, in base a quello che avete bisogno. Quindi questo semplicemente dice il margine sotto deve essere messo a 0, perché di default probabilmente l'H1 o questo navbar brand ha un margine diverso da 0. Ma noi stavamo cercando il sottotitolo in realtà. Appena ritrovo la navbar qua. Allora, sottotitoli sembra che non ce ne siano, quindi niente, però potremmo per esempio dire che
Al momento la navbar, vedete, scrolla insieme alla pagina. Alla pagina noi per esempio potremmo dire che la vogliamo fissa al top o fissa sotto anche. Basta applicare la classe giusta. E quindi se noi qui andiamo a mettere fix top come ulteriore classe alla navbar, a quel punto rimane fissa con position fixed all'inizio e, come tutte le volte che mettiamo qualcosa fixed, ci mangiamo un pezzo del contenuto. Quindi in questo caso al resto che viene dopo bisogna applicare un margine pari alla grandezza della navbar, come abbiamo fatto l'altra volta con i float. Perché qui ci manca un titolo, CSS, manca il testo, mancano cose che finiscono sotto la navbar perché è fissa ormai. Quindi in questo caso potremmo definire un CSS personale, che possiamo chiamare style, come facevamo prima, con sempre rel stylesheet, e style.css, e andare a dire che qualunque cosa venga dopo il main e anche la side, in realtà, ma in questo caso il main è quello che ci serve, deve avere un margin top di, proviamo con un rem e poi vediamo. Quindi questo o definendo un CSS custom oppure andando qui al main a mettere class mtop1. Però possiamo definire un CSS custom, quindi ok? Perché non va? Possiamo mettere anche 100 pixel, 1000 pixel. Ma non va. Perché non va? Secondo voi? Qui è tutto giusto? Sì o no? Al netto del 1000 pixel che ovviamente è troppo grosso, ma facciamo 100. Qui è tutto giusto? O no? Questo è il main però. No? Quindi questo dovrebbe andare sotto. Se gli mettiamo un margine. E se andiamo a fare ispezione elemento e andiamo sul main, vediamo che qui c'è un margine. Che però che se andiamo a applicare a mano come stile a questo main, ovviamente funziona perché ce lo sposta. Ah, in realtà, ok, gli mancava un pezzo solo. Ok. C'era un motivo, poteva esserci un motivo per cui non funzionava, ma era solo perché non aveva preso la versione nuova del CSS. Ok, quindi rimettiamo un rem, che non so quanto... E... Ok, un rem è sempre troppo poco... però adesso non puoi funzionare a momenti alterni. Ah, magari funzionava, aspetta. Vabbè, lasciamo 100 pixel per ora, poi ci pensiamo.
qui non era solo scrollato, quindi facciamo anche 50 pixel. In realtà ci serve sapere qual è la larghezza della navbar, e la navbar è ...56 pixel, quindi se noi mettiamo 60, siamo, tanto l'altezza della navbar rimane sempre la stessa. Quindi con 60 andiamo sotto la navbar. Ok, cosa succede invece? No, noi adesso abbiamo il file di Bootstrap e il nostro style, giusto? Cosa succederebbe se noi questo lo mettiamo prima? In base all'ordine si applicano regole in cascata. Quindi se noi lo mettessimo prima e il main dentro Bootstrap fosse definito con un margine diverso, vincerebbe il margine di Bootstrap e non quello che abbiamo definito noi. Quindi l'ordine è importante, perché se non vediamo delle modifiche potrebbe anche essere che l'ordine è stato invertito, oltre che non si sia preso la versione aggiornata del CSS. Ok. Poi, diamogli solo una struttura a griglia, cioè con la navbar, con la barra laterale a lato e il main dall'altra parte. Allora, noi sappiamo che ci serve un container con dentro due colonne. Dove sono finite? Quello che abbiamo visto prima, che adesso però a quanto pare era in grid, qua. Ci serve una cosa così, solo che invece di tre colonne ce ne bastano due. Quindi ci serve un container, che potrebbe essere il nostro main, quindi class container, che non può essere il nostro main, ma ci serve un div, come abbiamo aggiunto prima, per il flex, perché ha bisogno di due, di avere due figli, uno da mettere a destra e uno da mettere a sinistra. E quindi andiamo a metterlo dopo la side, come abbiamo fatto prima in realtà. E poi ci serve una riga, quindi ci serve un altro div, e poi possiamo dire che questo è una colonna e possiamo dire che anche la side è una colonna. E che l'immagine è magari più piccola di così, però aspettate. Dove è finita l'immagine? Qui, post img. Diamogli per ora un 25% come era prima. Okay. Adesso occupano entrambi, al netto del margine che abbiamo di nuovo perso, occupano entrambi uno spazio del... dal 25%, ok? Quindi qui adesso potremmo dire che questo container, perché adesso abbiamo andato questo, quindi questo è mtop 1,
Proviamo. Troppo poco. Finirà a un certo punto. 5. Il 6 non esiste. Ok. Quindi in questo caso dobbiamo definirla a mano perché non esiste un MT6. Quindi stavolta sul container fluid, non più sul main, dovremmo andare a dire che ha un margine. Certo. Margin, chiamiamolo under navbar, under nav, perché c'è un altro container fluid. Ah. Ok, così lui ritorna come la prima. Se adesso noi volessimo non fargli occupare il 50%, ma fargli occupare un po' meno a questo secondo, potremmo dire, per esempio, che questo è un call 8, 8 colonne su 12, e questo aside è un call meno 4, la somma deve fare 12. Così, la prima parte viene più grossa e la seconda viene più piccola. Poi quello che dovremmo anche fare è invertire le due colonne. Questo è più divertente, secondo me, in Bootstrap. Però uno può attivare flex e quindi a quel punto o a mano oppure con le classi e a quel punto invertire gli ordini delle cose, in questo caso c'è un order 0, 1, 2, 3 che permette di invertire, vedete, questo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo, ma sono invertiti al contrario, con più flessibilità anche, in quanto uno potrebbe dire che il terzo viene prima del primo che viene prima del secondo. Ok? E così via. Quindi se uno vuole continuare a personalizzarlo, si tratta di prendere le classi ed eventualmente dei div che contengono queste classi e andarla ad applicare finché non si ottiene il risultato che si vuole ottenere. Eventualmente avere un file esterno che si può chiamare style o si può chiamare custom o si può chiamare come volete, che sovrascriva alcune cose o aggiunga alcune proprietà, alcune classi che vi servono, come nel nostro caso il margine sotto la navbar o che l'immagine è al 25% e così via. E appunto di default tutto questo è responsive, nel senso che la navbar a un certo punto si collassa e anche qui potremmo dire che questo è il comportamento, adesso vado a memoria, quando è nella dimensione LG, altrimenti sono entrambi col 12. Quindi col LG8, poi magari sbaglio, ma vedete, adesso LG non mi ricordo che dimensione era, ma adesso è tutta un'unica colonna, tutto uno sotto l'altro perché sono col 12, poi a un certo punto, quando superiamo la dimensione LG, large, finisce di nuovo su due colonne, e quindi con Bootstrap possiamo anche giocare su, ok, quando LG sta così, ma quando diventa tutto schermo diventa su tre colonne. O le colonna, o questa colonna diventa più piccola, quindi rimane sempre su due, ma invece di essere 8 e 4 è 10 e 2, per esempio. Quindi semplicemente aggiungendo classi che specificano come devono comportarsi gli oggetti in un determinato momento, all'interno di un container e all'interno di una riga. Ok? Bene, per oggi direi che ne abbiamo abbastanza, ci vediamo giovedì e nella solita aula del giovedì, per chi può venire. Buona serata a tutti.